Ben ritrovati su Poker Italia 24 per un nuovo appuntamento con Come Giochi, il programma di Gleving.it in cui decidere di foldare o giocare una mano può significare essere bocciati o promossi. E lo sa bene la nostra giocatrice che si sottoporrà al giudizio della nostra commissione. Lei si chiama Valentina Petroli, il suo giocatore preferito è Dur, la sua specialità sono i tornei e il suo nickname è Vrevoyage. Ciao Valentina, che bello vedere una ragazza in questo mondo di maschiacci. Poi tra l'altro anche bella e brava. Come mai ti sei avvicinata al mondo del poker? Allora, in realtà io sono una competitiva per natura, nel senso che fin da quando sono piccola ho giocato a backgammon, scacchi, risico, quindi sono competitiva in tutto ciò che faccio. Cioè, è bellissimo vedere una donna così grintosa, quindi sicuramente farei divertire la nostra commissione. Sì. Vieni con me che te la presento subito, accomodati pure di fronte ai nostri professori, ti presento subito la nostra puntuale critica che appartiene proprio ad Andrea Dato e poi all'inesorabile osservazione di Jackson Genovesi e alle precise e inappuntabili precisazioni del preside della nostra commissione Gleming, Flavio Ferrari Zumbini. Mi pare che ci siamo detti praticamente quasi tutto, allora ci vediamo dopo per il giudizio finale. In bocca al lupo Valentina, mi raccomando, fatti valere. Ciao. Valentina, benvenuta. Abbiamo preparato per te una mano di torneo, visto che questa è la tua specialità, dove ti senti più a tuo agio. Una domanda però te la faccio subito, ma perché allora il tuo giocatore preferito è Dur? No, questo non c'entra. A me quello che piace di Dur è la capacità di leggere la mano. Non è tanto il fatto, a molti piace, magari se vai a fare questa domanda a ragazzini perché è molto aggressivo, ma per me quello che fa lui non è spiguare o comunque giocare aggressivamente in maniera ingiustificata. Quello che fa lui è leggere la mano, infatti è anche capace di ottimi fold nel caso in cui... Ottimo, ti vedo molto preparata. Adesso però tocca a te. Allora, questo è un torneo, i bui sono 50-100 per semplicità, ipotizza che sia un torneo di quelli molto giocabili, quindi con stack molto profondi. Non ci sono le ante, sei al primissimo livello, la domanda è pertinente. Apri con asso donna a 300, bui 50-100, ricevi semplicemente un call dal bottone, non ti mostro però le carte, d'accordo? Siete testa a testa, il pot ha quindi raggiunto quota 750, questo è il flop. Qui ci betti 500, una mossa abbastanza standard, circa 2/3 di pot e ricevi nuovamente un call da parte del bottone. Il pot è a quota 1750, questo è il turn e ti lascio la parola. Ok. No, io in questo caso, essendo fuori posizione, pot controllo, quindi cecco. Nel senso che il board è scary, lui ha collato, potrebbe tranquillamente avere un draw a cuori, quindi non c'è motivo. Poi alla fine, se lui, vedo come si comporta poi al turn, e alla fine se comunque, diciamo così, la puntata che mi fa anche lui in seguito è contenuta, posso anche decidere solo di collare, quindi perdo poche fish e vedo che cosa succede. Ok, quindi decidi di pot controllare, quindi fai check, d'accordo? Check anche lui dietro. Check anche lui. Check dietro. Questo è il river. Beh, influente totalmente, quindi se ce l'aveva prima potrebbe avere anche un asso di cuori, quindi in questo caso io ricecco, sempre perché sono fuori posizione, vedo cosa fa lui. Se lui, io credo che se lui esce fuori puntando molto molto alto, cioè esagerando, non ha assolutamente il cuori, perché ovviamente non avrebbe motivo di cercare di farmi andare via dalla mano. Cosa fa lui. Ecco. Punta molto molto alto. Io collo, te lo dico, ma ti dico perché. Perché se è un giocatore di un certo livello, poi allora se siamo in un torneo io in teoria devo aver avuto modo anche di valutare gli altri giocatori un minimo. Se non lo conosco certamente può essere un po' difficile, perché può essere anche un giocatore, diciamo così, tra virgolette scarso, quindi può farmi questa puntata pensando che io vada, ma se è un giocatore di buon livello secondo me non vuole che io esca dal colpo. Se io ho cercato fino adesso potrei veramente, nel senso, avere anche una mano molto debole e non pagarlo assolutamente, quindi probabilmente prendo questa scelta. Il tuo ragionamento non mi dispiace troppo, però quando arrivi a River te lo dico, adesso ti dico la verità. Io do una risposta secca, perché qua io devo prendere una decisione che, come sai, nel poker secondo me, io ti dico quello che potrei fare nella maggior parte dei casi, quindi ti posso dire 70% posso decidere. E poi hai detto che la maggior parte delle volte c'è call in river. Sì. Allora tu dici perché io qua ho cercato deciso di collare, perché è troppo alto. Per quello, ma perché dipende dal giocatore, poi se mi ha fatto un ragionamento inverso. Fai? Che mano gli penso. Fai? Cioè prima di prendere questa decisione devi metterlo sul range. Ricordati che lui ti ha chiamato su dama 5-4 con due cuori. Certo. Quando esce quell'8 di cuori al turn, si sono chiuse tutte le draw, 6 e 7, le draw di cuori. Sì, certo, c'è anche, quindi in cosa pensi, anche la scala. Però tu fai quello, cosa pensi quando voltiamo queste carte? Cosa pensi di trovare? Allora, quando voltiamo quelle carte, io dico la verità,
Se io apro a 300, ok? Lui comunque, a seconda, adesso non so che idea si possa essere fatto, comunque apro, lui comunque mi deve fare anche su un range di mani, anche lui è abbastanza ampio. Okay? Se mi chiama... A flop. Certo, lui chiama da bottone in posizione, quindi può anche aprire con un range di mani più ampio sicuramente del mio. Però secondo me non credo che mi possa chiamare adesso con un senso... Oddio, cioè, mi può chiamare... Vedi che sei in difficoltà, non riesci a trovare una mano che batti là? Sì, però aspetta, ti dico una cosa, Andrea. Allora, io qua in questo caso, proprio per questo pot controllo, e proprio per questo quell'otto è scary per una scala, è scary per il colore. Però io ho anche asso donna, nel senso, è per questo che pot controllo. Se io avessi puntato, lui mi rilancia, perché quello che farei io al posto suo. Io dal bottone, allora ti spiego una cosa, no. Va bene, comunque cominciamo ad aver argomentato in maniera sufficiente. No, se io dal bottone appunto lì, ti dico sì, io al posto suo, con un board del genere, avendo visto lui mi rilancia in questo modo, io ti dico, matematicamente io gli vado sopra. Io gli vado sopra, quindi comunque sarebbe stato, quindi ti dico, al turn proprio, cioè... È inopinabile che sia come dico io, secondo me. Okay. E lì il call ti dico... Stop con le chiacchiere. Vi ho sentiti abbastanza felici, animati di avere una donna. Quindi cominciamo a votare. Bravissima, Valentina, sei stata agguerrita. Ti ho seguito col cuore. Allora, comincerei col dirti che il ragionamento sul turn è stato perfetto, è stato ineccepibile, mentre sul river preferisco bet foldare, perché verrai chiamata sempre da mani peggiori e verrai resata quasi sempre da mani migliori. Quindi come soluzione forse è migliore. Comunque, una bella promozione per te. Non mi è piaciuto il tuo ragionamento a river, che mi è sembrato più con la pancia che con la testa. Bocciata. Ecco, allora, come al solito tocca a me. Sinceramente invece ho apprezzato molto la tua disamina, hai portato all'attenzione dei nostri telespettatori tantissime argomentazioni. È chiaro che da un lato in effetti hai voluto pot controllare e poi c'è questa cosa per cui invece chiami un overbet, quindi un pochino di difficoltà sul river. Ad ogni modo il giudizio è positivo, promossa. Perfetto Valentina, complimenti, sei stata promossa e io sono felicissima. Vieni con me che ti devo dare anche un altro bonus, perché oltre ad essere brava hai anche un premio. Questo premio è da 50 euro ed è un bonus chiaramente da spendere su gleaming.it e puoi giocare a poker quando vuoi. Ok, grazie. Dammi un bacio. Mille, ciao. Ciao bellissima. Tu sei bellissima, complimenti. Ciao. Ciao. Grazie per averci seguito, noi ritorniamo con un'altra puntata. Arrivederci sempre su Come Giochi.